Ciao a tutti cari, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi voglio fare con voi uno schema di parole crociate che è preso dal mese enigmistico e insomma ritorno a quella che è la mia passione, cioè l'enigmistica, e spero di riuscire a finire questo schema, intanto che già sarebbe buono. No, ma di solito riesco a finirli in un tempo più che altro decente. E se non riuscite a seguire fino all'ultimo con me, e poi se mai chiedetemi se sono riuscita a finirlo o meno, perché so che insomma tante volte ci si addormenta molto prima e quindi insomma non si riesce ad arrivare fino alla fine. Allora, incominciamo con il settore da questa parte. Non riesco purtroppo a mettere tutte le definizioni in video, ma insomma le leggo io e non ci sono problemi. Allora, intanto cominciamo con l'uno orizzontale, quindi qua, che è la barchetta dei moicani. Suppongo che sia la canoa, ma prima di scrivere vediamo l'uno verticale, si inizia con la C. La suonava il citaredo o sitaredo? Non lo so, a meno che non sia il sitar, ma non lo so, quindi andiamo col 2 verticale, che è il palazzo delle odalische. No, non me ne viene una, oggi non me ne viene una. Poi basta che ne attacco una buona, ma ho quelle giornate proprio che insomma avrei bisogno di un po' di fosforo. Allora, noi nella lingua madre dovrebbe essere nos. Vediamo se... Intanto cominciamo con nos, qui. Poi il 17 orizzontali, il dio che mira al cuore è Eros. Vedete che piano piano cominciamo. Ok, Eros. Poi la cetra, la suonava, ecco, mi veniva il sitar, invece la cetra, che suonava il citaredo, quindi a questo punto è citaredo. E non sapevo, ignoranza, confesso che il suonatore di cetra si chiamasse citaredo. Non lo sapevo, buono, un'informazione che andiamo a mettere nella nostra testolina. Allora, non vorrei che fosse harem questo senza la H, perché per me harem ha la H, però comunque potrebbe anche essere harem se il 28 orizzontale, esatto, sigla marittima di Rimini, dovrebbe essere RM, e quindi harem. Bruttissimo, scritto senza la H, non mi sembra neanche vero. Allora, poi, andando avanti, quindi canoa, era l'imbarcazione dei moicani, e il 4 verticale, uno scoglio da superare, è un ostacolo. Bene, ostacolo. Non è che vi state già addormentando, mi raccomando, state svegli ancora un pochino, almeno non dico la metà del cruciverba, ma fatemi un pochino di compagnia. Allora, andiamo avanti col 23 orizzontale. Si ascolta nei processi il testimone. Ok. Poi 24 verticale, il sole gli scollò le ali a Icaro. Icaro. Bene. 18 verticale, tutt'altro che orgoglioso. Vediamo, tutt'altro quando una persona non è orgogliosa è non mi viene. Proviamo il 29 orizzontale. Quello solforico corrode è l'acido. Bene, il 5 verticale, rimandò Gesù da Pilato, Erode. Il 6 verticale, la chiede il pretendente, la mano. Il 7 verticale, flottante è un dolce. Che non mi viene, come si chiama? Non mi viene.
Proviamo il 5 orizzontale. Un collega dello sceicco è l'emiro, sarai, suppongo. 18 orizzontale, l'avevo già guardato. Ah no, monti tra Europa e Asia, gli Urali. Quindi, Urali. Il flottante è un dolce, bene, un po' come il citaredo. Il flottante, non sono una gran patita di dolci, confesso. Adoro il tiramisù, ma sono pochissimi i dolci che mi piacciono, quindi... Bene, del flottante proprio non ne sapevo. Allora, 18, non tutt'altro che orgoglioso, umile. Quando una persona è umile è poco, ma poco orgogliosa. No, non avrei detto che è al contrario di orgoglioso, comunque va bene. Il 32 orizzontale, esercizi al pianoforte, le scale, quelli na 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 na. 32 verticale, a chiamarlo non si volta, vediamo. 35, la Julien del cinema, Julian Moore. 38 orizzontale, sospetto che tormenta, un tarlo, tarlo. Bene. E 41 orizzontale, vediamo, sbocca nel mare arabico, sbocca nel mare arabico, sarà il Nilo, ma perché so che sbocca nel Mediterraneo, poi quella parte lì si chiamerà mare arabico, no, sì, no, 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 assolutamente no, perché il mare arabico è da tutt'altra parte. Allora, un sordo, ovviamente, quindi è lindo, il Nilo è da tutt'altra parte, infatti dicevo, il mare arabico non c'è niente, non ha assolutamente niente a che fare, l'Indo è da tutt'altra parte, ed il mare arabico è da tutt'altra parte rispetto al mar Mediterraneo dove sfocia il Nilo, quindi niente Nilo, ma è Indo. Però ogni tanto escono fuori queste cose, il cervellino va in cortocircuito, quindi escono queste cosine. Allora, 35 verticali, fissazioni di paranoici, sono manie. Ok, il 38 verticale dice, lo ballava Fred Astaire, tip tap, adorabile. Adorabile, veramente, io amo i Fred. I film con Fred Astaire e quelli quando è in compagnia di Ginger Rogers, quindi veramente era, perché vabbè, però nei film c'è ancora, quindi posso anche dire dove è in compagnia. Il film ci rende eterni. Allora, un magnifico gatto, il persiano. No. Poi 53 verticali, nel crine e nella corda, CR. 53, l'intonano i cori alpini, e non mi viene, quindi farò il 50 verticale, che è un pezzo grosso abissino, si chiama Ras, questo, i canti, beh, ma tutti i cori intonano canti e non soltanto i cori alpini, suppongo, quindi era un po' fuorviante. 46, lui ben chi ragiona, è ben chi ragiona, ben non mi viene. 42, quindi evidentemente non sto ragionando. 42, giorno non lavorativo, festa. Bene, festa. Proviamo il 50 orizzontale. Da ste parti, liberazione d'un pegno, riscatto, riscatto. 46 orizzontale, vediamo. Ah no, lo è ben chi ragiona, ma da questa parte, non quello. Ma sono veramente fulminata oggi. Allora, il 46 invece verticale era, assomigliano agli abeti
ed appieni. Lui è ben pensante. È logico che non mi veniva. Se sbaglio anche gli orizzontali con i verticali, insomma, non è che sono messa molto bene. 39 verticale si dice brindando cin cin. Il 36 verticale si scava nel cimitero la fossa. Ehi, che allegria! Fossa. Ok. 42 orizzontale. Medico specialista in riabilitazione motoria. Fisiatra. Ok. 33 verticale. Ecco, ci spostiamo un pochino così. Ok. Allora, 33 verticale. Impresso nella zecca coniato e non il cognato. Ok, 54 orizzontale, due compagni a bridge, ovest est saranno perché non gioco a bridge, ma suppongo che per sentito dire sia così. 30 verticale. Allora, eccolo qua. Il capitale più l'interesse. Allora. Non sono molto esperta di finanza e non faccio investimenti, quindi avere il capitale più l'interesse indietro, sinceramente, devo aiutarmi con gli incroci. Poi magari mi viene in mente ed è una cavolata, però al momento non mi viene in mente. Quindi 39 fa più ricca la pietanza. L'unica cosa che mi viene in mente è contante, però tanto questo è contorno. E il 36 orizzontale, stabilimento siderurgico, fonderia. Mi sa che è contante sul serio. Fonderia. Ok. 33 orizzontale, gesti che si apprezzano. Tipo gentilezze o cose del genere, ma c'è una C. Ma vediamo intanto il 25 verticale. Il figlio di un'asina e di un cavallo si chiama Bardotto, se non mi ricordo male. Bardotto. Il 19 verticale, la platea dei francesi al parterre. Una cortesia, visto che non era gentilezza, ovviamente, ma cortesia. Allora, mi sa che contante veramente. Io avevo ragione. 30 orizzontale, piantano chiodi ovunque. No, il montante, allora, martelli. Bene, questa volta ne so una di più. Il montante è il capitale più, cioè l'investimento più capitale si chiama montante. Benissimo, ora so qualcosa di più di finanza. Allora, la politica nazionale interna. 25, ogni nazione ha la sua bandiera. Bene. Il 10 verticale è fertile regione italiana l'Emilia. L'11 verticale può essere di mille fiori, miele. Miela, allora era cortesie e non cortesia. Il 12 verticali li tiene aperti il sapone, i pori. Bene. Il 13, la vita quando è grassa, epa, suppongo. E poi il 9 orizzontale, un coltello con più lame è un temperino. E sarà miope, suppongo, il 21, o miopi, vede male a distanza, miope. Bene. Oh, siamo quasi in fondo. Allora, 15 verticale, rende lieto l'evento, la nascita. Nascita, sì, è un lieto evento. Nascita. Il 16 in giù, invece che in là, è in giù, verticale. Una coppia di ampolline, un'oliera. Ok. Proviamo il 27 verticale, anche se non c'è niente. La più bella fra le idee,
è Venere, quindi però strano. VSI? Vediamo. 27, pronome per più, quindi non è nascita. 22, orizzontale l'inizio. No. Ne e ne ah, neonato. Credevo fosse la nascita, invece neonato. Ecco qua. Quindi questa è Venere. E il 31 orizzontale è trattenimenti conviviali, cene. Ok. Il 34 orizzontale, individui sommergibili, il sonar. E il 31 verticale, un accordo tra le parti. Non mi viene. E quando non mi viene non ci sto a pensare troppo, e vado avanti. Potrebbe essere un contratto, ad esempio, però vediamo. 37. È metallica o cartacea? La moneta. Probabilmente sarà contratto. Allora, 40, orizzontale, lo hanno certe sigarette, il filtro. Poi, ok, il 43 orizzontale, mettere in castigo, punire. Ci vado, puni. E allora un contratto, un accordo tra le parti, contratto. Ok. 47 orizzontale, va da un pilone all'altro. Allora, va da un pilone all'altro. Mi veniva campata, ma non è campata. Quindi vediamo di fare 34 verticale, consueta, abituale, solite. 37 verticale, pronto a saltare in aria, minato. E 40 verticali, pianta dai fiori penduli, fucsia, bene, 43 verticali, la qualità di chi eccelle, prima. Arcata, quindi vado a un pilone, non è la campata ma è l'arcata. Prima qualità è la qualità di chi eccelle. Come mai abbiamo due A? È famosa quella di Ario. Eresia, quindi primi. No, non è primi, prima. Perché eresia è famosa quella di Ario. Pensavo fosse prima qualità quella della persona che eccelle, ma. Vediamo il 55 orizzontale, violazione del copyright. Come si dice? Facciamo il 55 verticale, cura molte relazioni. PR 51 in giù, danno carica ai ciclisti. Quando gli si fa quel verso che si fa ai ciclisti mentre corrono, e non mi viene niente. Vabbè, vediamo. Il 51 orizzontale, e non ci possiamo fermare qua. Addormenta il paziente. Anestetico. Poi 47 verticale, l'azienda dei cantonieri è l'ANAS. Plagio è questa parola, quindi pregi. 43 verticali. Ah, le qualità. Beh, è logico che se io poi leggo una cosa per l'altra, ho letto la qualità invece che le qualità, è logico che non mi veniva. E mi veniva prima qualità, invece sono le qualità di chi eccelle, sono i pregi. E quindi ovviamente non posso fare le parole se le leggo male.
Va bene. Allora, vediamo se siete arrivati fino in fondo, con me. 44 verticali, verticale l'orgoglio dei milanesi. Non sono milanese. Quindi mi perdonerete se lì per lì la risposta non mi viene, un'esortazione a salire. È d'uomo, beh certo, va bene, dai. Su è d'uomo. 56 orizzontale, un gruppo ben affiatato, è un team. Eccoli. E il 59 orizzontale, si richiede a fine pasto il conto. Perfetto, e il 48 era un'antica auto italiana, la SCAT, e lo yen probabilmente la moneta. Ah no, nei allo specchio, perché anche perché yen si scrive con la Y, giustamente mi era venuta in mente la moneta cinese, ma si scrive con la Y, invece è yen, nei allo specchio, che è yen. Quindi, niente, siamo riusciti, ce l'abbiamo fatta a finirla, ce l'ho fatta. Era anche abbastanza grandino, quindi sono piuttosto soddisfatta del mio risultato, di averlo fatto in poco più di 20 minuti, quindi va benissimo così. Ho anche detto delle castronerie ogni tanto, ma spero che mi perdoniate, perché comunque so, ogni tanto mi escono delle cose veramente incredibili, ma fa parte anche del divertimento, insomma, di fare queste parole, crociate insieme a voi. E per chi è arrivato in fondo al video e non si è ancora addormentato o non ha cambiato video e è andato da un'altra parte, io vi saluto, e anche per gli altri comunque, io vi saluto, vi auguro tante, 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 tante belle cose, e come sempre, vi aspetto poi nel prossimo video. Ciao ciao!